lo stage che noi teniamo a Paderno in Zappa con Pierre Vipré e lavoriamo dai bambini dagli 8 anni fino ai 16 anni. Un po' rappresenta il lavoro che facciamo noi. Sotto l'aspetto pedagogico, non so se avete notato, ci sono esercizi molto semplici, però che portano alla comprensione, no? Il capire cosa fare davanti a, no? E dunque c'è tutto un lavoro, un percorso pedagogico per l'insegnamento a questi ragazzi, a questi giovani, dal semplice al complesso. Pierre prima diceva, no? sul video, è la stessa cosa, dal piccolo, dal basso livello all'alto livello, un bambino dal principiante all'alto livello, il modo di insegnare è lo stesso, però cambiano dei parametri. La difficoltà, no? È anche delle regole. Dunque bisogna partire chiaramente, un 3 contro 2 fatto ad alto livello, e poi lo vedremo, si può gestire in maniera diversa che un 3 contro 2 fatto su un under 10. E vedremo un po' come lavorare su questi parametri. Iniziamo il... l'ho detto anche l'altra volta, non siamo qua per insegnare, siamo qua per condividere, dunque per dare proposte. Dunque mi farebbe piacere domanda risposta, lavorare insieme, non ho capito, scusa, ma il mio pensiero è sono disponibile a parlarne, perché questo è fondamentale. A me non è piaciuto da giocatore quando mi dicevano io ti dico che è così, no. Io propongo delle cose, poi sta a voi filtrarle e cercare di capire cosa sto dicendo. Qual è il mio pensiero, la mia filosofia. E dunque noi lavoriamo sulle emozioni. Dunque bisogna fare molta attenzione sul parlato, su come si relaziona con i bambini e soprattutto coinvolgere dal punto di vista emotivo. Okay, siamo là proprio per guidarli, siamo dei piloti, gli allenatori sono dei piloti, hanno in mano veramente la guida dell'allenamento. Questa è una piccola premessa, andiamo avanti. Dunque, le tre cose basi per apprendere: le conoscenze teoriche, le conoscenze pratiche e abilità, dunque la teoria, quella che facciamo oggi, il campo, astrazione, campo, le mettiamo insieme e sicuro abbiamo il saper essere, modo in cui uniamo le due cose. Non ci può essere apprendimento senza queste cose che ci scindono, che lavorano assieme. Dunque, guidare, condurre il nostro da ago, dalla pedagogia, portare a... Noi guidiamo la Ferrari, e loro sono in macchina con noi. A noi il compito di portarli all'obiettivo finale, che è quello di diventare dei giocatori olimpici, acquisendo una cosa importantissima, l'autostima. Prima il ragazzo, prima l'individuo, poi vincere. Anzi, prima l'individuo, poi la prestazione. Mi suona meglio. Fondamentale. Educare è fondamentale, istruire educando è difficile, richiede maturità. Allora, non è che con un corso di una settimana allo stage Pierre Vipré, ok, con un corso come oggi, noi diventiamo dei bravi allenatori. Bisogna farsi un mazzo tanto, avere la fame e l'umiltà sempre di imparare, un giornale, la stabilità con un giornale. Chi è di voi che l'ha il corso l'altra volta? L'abbiamo anche fatto. L'avete anche fatto? Si divertono, ma lavori la stabilità, no? Lavori anche dei fattori chiave, no? Noi dobbiamo farli divertire. Devono divertirsi. Vado a un allenamento, scusatemi se parlo tanto delle volte, ma vado a un allenamento l'altro giorno under 10, vado in campo, l'allenatore non aveva preparato niente. Ok, vado mezz'ora prima, insieme abbiamo buttato giù un allenamento. Tecnico motorio, ok, fase iniziale. Fase centrale, tecnica, ok, fase di verifica, solo buttare giù l'allenamento, con enti, cosa, tempo, è andato poi dal direttore sportivo e ha detto, cavolo, mi sono divertito un casino. Ma perché? Perché eravamo organizzati. La programmazione con i ragazzi piccoli, con i bambini, è fondamentale, più che con gli adulti. Dunque, prima avete sentito corda, no? Io con l'alto livello e con l'alto livello, quei grandi, perché c'è un po' un abuso di alto livello di questa parola, ok? Dunque non lo voglio chiamare alto livello, quei grandi e quei piccoli,
dai 12 anni in poi, anche 10 anni, va bene? Uso corda, cosa vuol dire corda? Vieni Giacomo, vuol dire che non sono utile sullo spazio, non sono utile sul pallone, no? Già a posto, c'è il punto d'incontro, punto d'incontro, uno più uno che vanno, no? Su un canale. Io sono sullo spazio, chiedo ai giocatori di tirare una corda, creare un'immagine, la corda, mi allargo, tira la corda, allarghiamoci. E dunque leggo i giocatori su un'immagine. Ma questa poi, al richiamo di parola corda, loro si allargano, no? Abbiamo associato un'immagine. Provatela, è interessante, è molto interessante. Esempio, vieni Giacomo. Io sono, prendo lui come modello. Ok, sull'evasione. Come, cosa possiamo dire? Ma ragazzi, ma scusatemi, un albero, lui è un albero, dov'è forte l'albero? L'albero è forte qua. Dov'è meno forte l'albero? E noi andiamo sui rami. Ho creato, ho associato un'immagine, dunque poi parleremo di rami. Andiamo sui rami. Facciamo vedere adesso